Ciao, video haul degli album che ho recuperato nel mese di luglio e di agosto. Allora, a luglio ho recuperato il nuovo album degli UMB in entrambe le versioni. Questa credo sia la Hurt version e questa la Black o è l'incontrario, non mi ricordo. Comunque hanno entrambi dei photobook stupendi, anche se io preferisco quello di questa versione qua. E si differenziano perché cambia l'ultima canzone. No, non l'ultima canzone, cambia una canzone, adesso non mi ricordo. Qua questa. La quinta cambia. Qui c'è Dancing, qui c'è Giavile, qui c'è Sta. Metti a fuoco. Allora, poi per quanto riguarda le photocard, adesso non mi ricordo in quale versione ho trovato le photocard, però. Mi hanno. Origin. Abbiamo June, patatino. Abbiamo Chan. Poi abbiamo Unfold. Poi sempre a luglio ho recuperato l'album di West in entrambe, oddio, le versioni. Questa dovrebbe essere la Who version e questa la You version. O è l'incontrario? Oddio, no, forse è l'incontrario. Vabbè. Sono entrambe stupendi, cioè i photobook sono una cosa da infarto proprio. Cioè, allora, qui ho trovato, credo, Yeah, Ren, mentre nell'altra, in questa qua, credo che abbia trovato Ren. E JR così. Però onestamente non mi ricordo. Neanche in questo caso mi ricordo dove ho trovato le foto, ma va bene. Poi qua abbiamo Aru. Qua abbiamo apriti qui. Aaron, yeah. E questi sono gli album che ho recuperato a luglio, mentre ad agosto, allora, ho recuperato il nuovo album degli FT Island, che è stupendo. Cioè, loro rilasciano sempre degli album stupendi, cioè le canzoni sono meravigliose. Questo album, il CD in mezzo, non è ben chiara sta cosa, ma ok. E allora, qui trovavi la palettina con cui leggi i messaggi, che ci sono scritti qua, queste righe qui. Poi ho trovato la photocard di Yonki e la transparent card che mi fanno qua. Eccoli qua, si vede? Così. Di Sunyoung. Poi ho recuperato l'album dei New Kid, questa dei New Kid 02, che è la nuova subunit, se ho capito bene. È bellissimo sto album, è tutto pastelloso, ma com'è carino. Sono troppo teneri sti ragazzi, giusto, tutto guardate quanto è carino, uccul. Oh, allora, e qui ho trovato allora la photocard di Lee. Poi la ID card di Yumi, sì. È più piccola, no, comunque. E per finire l'altra photocard di Wee e Jin Won. Mi pronuncia così, spero. Poi abbiamo l'album dei Seventeen in tutte e tre le versioni. La mia preferita è questa qua per quanto riguarda il photobook, secondo me. Photobook più bello. Questa versione qua. Però sono tutte molto molto belle. Allora, aiuto. Qui abbiamo trovato Date.
vede, si muove, si vede che si muove, ok. Poi in questa versione che è là, c'è scritto di lato da qualche parte, alla mid version. È la mid version. Poi abbiamo trovato uno che non mette fuoco. Come lo faccio vedere? Mentre in questa set the sun version c'è Luigino che patato. E per quanto riguarda le fatto che allora una versione già là ho trovato Venom e Venom. Allora questa dietro così, questa è qui, e la versione quella rosina verdina come sta qui. Sì, ok, trovato Giunino e Dino, mentre nell'altra versione viene sta qui. Va Trishy e Joshua. Poi ho preso il nuovo album degli, no, anzi no, il singolo album degli Intuit. Nella versione, questa è la home version. La bellissima. Spero di recuperare anche l'altra. Che mi piace un sacco. Vabbè, dentro c'era bellissimo coso, che qui c'è il buchino per farlo diventare il ventaglio se ci attacchi, insomma, se c'hai il bastoncino apposta. Poi c'era la transparent cardigiano, è il contrario, tatuino. E poi c'era la, diciamo, le lyrics, dove sono scritti i testi delle canzoni, canzone di mini poster, canin più. Poi ho recuperato l'album dei My Teen Pavol. Che bellissimo. Le canzoni. Marzian qua, questa come si pronuncia? Non lo so, è stupenda. Ok, all'incontrario, benissimo. Io detesto le scatole, ma va bene. L'unica cosa, sì, c'è proprio il packaging a scatola, non lo sopporto, ma va bene. Allora c'era gli adesivi, yes. Poi c'erano i puzzle e ho trovato un bellissimo puzzle di, cioè parte del puzzle di Tevin con un bellissimo nulla, cioè forse qui ci sarà una spalla, una gamba, no, forse una spalla. Poi quello di Junsop con un bellissimo braccio e schiena, come fianco, bellissimo. Poi Chongji, ecco almeno qui una faccia, una bella faccia. Poi la faccia che è sempre di Chongji, patatino. E sono un sacco i colori che hanno usato, questi colori pastello, giallo e viola. E poi c'era una sorta di postcard, mini poster di Unsu. Se non mi ricordo male, siamo su. Io c'ho dei problemi con i nomi dei gruppi. Poi ho preso anche il nuovo album dei Card. Anche che, se devo essere onesta, di tutti i loro mini album usciti fino adesso, questo è il terzo, giusto? Sì, è il terzo. Questo è quello che mi è piaciuto di meno. Comunque, qua dentro ci sono le postcard. Book è bellissimo. Whee! Anche se ci avrei un po' da ridire su sto vestito, perché no, non mi piace per aprire. Poi per photocard abbiamo tutto quel e poi le due donzellette. Poi ho preso il single album dei Target, che questa canzone è stupenda.
Scirona. Bellissimo. Mi piace solo che sia così sottiletta craft. Comunque, di foto che ho trovato sul Chan. Poi, ho preso l'album dei Day 6, solo una versione, anche se mi piace, che è la, non mi ricordo la versione, come si chiama? Questa versione, come si chiama? Perché non ci scrivono come si chiamano le versioni? Aspetta, magari l'altro. Vabbè. Questa versione, ok, non so come si chiama, non mi ricordo. Comunque, questo album è stupendo. L'unica cosa che non mi piace è il packaging, perché onestamente sta. Cioè, il photobook a me ogni tanto parte proprio. Comunque, c'era dentro la transparent card. Mettesci a fuoco. Ok. E poi c'erano questi che sono tatuaggi, credo. E poi ho trovato l'un e Wompi. Inoltre, per, cioè, il preordine ti davano gli standee, il sacchettino qua con tutti gli standee di tutti i membri, anche se a me è venuto con quello DJ col piede piegato, non so se si nota che si è piegato, poveretto, ma va bene. Poi l'ultimo recupero che ho fatto, il nuovo album di Seung. Entrambe le versioni, questa è la 20 e questa, aiuto, è la Something. Sono bellissime, come sempre, perché c'è sempre dei photobook stupendi. Anche se tra i due preferisco il photobook di questa. E qui si trovava, allora, un segnalibro. Che c'ha scritte le. Qui sì, insomma, i titoli delle canzoni. Un fotocat. Mentre la versione verde, verdina. C'è il segnalibro che sono degli alberi. E la fotocat di questa. E boh, sì, ho finito. Benissimo. Ok, ciao.